nel video di oggi ci occupiamo di punti a maglia e andiamo a realizzare insieme questo bellissimo punto che si chiama falso torciglione. Per come vedete ci sono queste barrettine che fanno un bellissimo effetto, è molto facile da realizzare. Praticamente questo punto è un multiplo di 8 più 1 e si sviluppa lavorando 4 ferri. Per questo campioncino sono andata ad avviare 24 maglie più una. Voglio precisare che per questo punto i ferri dispari sarà il rovescio del nostro lavoro, per cui iniziamo la lavorazione del primo ferro che è il rovescio del lavoro. Facciamo una maglia dritto, questa prima maglia è soltanto la maglia di vivagno, per cui non fa parte del nostro motivo, ma questo vale soltanto per il primo ferro, per cui adesso iniziamo la lavorazione del motivo, che lo andiamo a ripetere per 3 volte in questo caso, perché ho avviato 24 maglie più una. Per cui facciamo una maglia dritto, vi ricordo che da questo punto in poi lavoriamo il motivo, per cui una maglia dritto, 5 a rovescio, 1, 2, 3, 4, 5, poi 2 maglie a diritto, 1 e 2. E così abbiamo lavorato un motivo che adesso lo andiamo a ripetere esattamente come abbiamo iniziato. Per cui facciamo una maglia dritto, 5 a rovescio, 1, 2, 3, 4, 5 e poi 2 maglie a diritto, 1 e 2. Così abbiamo fatto una seconda ripetizione del nostro motivo. Adesso lo facciamo anche la terza, visto che ho abbastanza maglie, per cui una maglia a dritto, 5 a rovescio, 1, 2, 3, 4, 5 e finiamo con le 2 maglie a diritto. E questo è stato il nostro primo ferro. Adesso giriamo, iniziamo il secondo ferro che sarà il dritto del nostro lavoro. Per questo secondo ferro non abbiamo maglie di vivagno, per cui iniziamo direttamente con il motivo e lavoriamo 2 maglie a diritto, 1 e 2, dopodiché dobbiamo passare 5 maglie senza lavorarle con il filo verso di noi per creare una barrettina frontale, per cui mettete il filo verso di voi come quando lo lavorate a rovescio, per intenderci. E passiamo 1, 2, 3, 4 e 5, vedete il filo è qui, dopodiché dobbiamo lavorare la prossima maglia a diritto, però mi raccomando non tirate il filo in questo modo, perché non tiratelo troppo, perché sennò stringete il vostro lavoro, per cui il tutto deve essere disteso per bene, lasciate il filo leggero e poi facciamo una maglia a diritto. In questo modo abbiamo realizzato il primo motivo, che adesso lo andiamo a ripetere esattamente come abbiamo iniziato, per cui lavoriamo 2 maglie a diritto, 1, 2, poi passiamo 5 maglie senza lavorarle con il filo verso di noi, 1, 2, 3, 4, 5, poi la prossima maglia la lavora diritto e così finisco il motivo. Però mi raccomando, vi ripeto, questo filo deve essere leggero. Ok, adesso facciamo un'ultima ripetizione del motivo, come abbiamo iniziato, 2 maglie a diritto, 1, 2, e poi passiamo 5 maglie con il filo verso di noi, 1, 2, 3, 4, 5, poi la prossima maglia la lavoro a diritto e poi l'ultima maglia, in questo caso la maglia di vivagno, l'abbiamo alla fine e lavoriamo a diritto. Per adesso il lavoro sarà così, ok? Per cui giriamo il nostro lavoro. Prima vi stavo dicendo che non ci sono maglie di vivagno, però soltanto all'inizio non c'è la maglia di vivagno, in questo caso è alla fine. Però giriamo il nostro lavoro, iniziamo la lavorazione del terzo ferro, che praticamente non sarà altro che una ripetizione del primo, però io ve lo faccio vedere un'altra volta così si riesce a capire bene. Per cui esattamente come abbiamo fatto per il primo, lavoriamo una maglia dritto, che in questo caso è la maglia di vivagno, dopodiché lavoriamo la prossima, iniziamo la lavorazione del motivo, per cui lavoriamo una maglia dritto, 5 a rovescio, 1, 2, 3, 4, 5 e poi 2 maglie a diritto e così finiamo il nostro motivo.
che adesso lo andiamo a ripetere come abbiamo iniziato: una maglia diritto, 5 a rovescio, 1, 2, 3, 4, 5 e poi 2 a diritto. E così abbiamo fatto una seconda ripetizione del motivo. Lo andate adesso, diciamo, a ripetere fino alla fine del farro in base al numero di maglie che avete avviato. Dopodiché vi faccio vedere l'ultimo farro, che sarà il quarto. Praticamente in questo quarto farro, che sarebbe anche l'ultimo, dobbiamo andare a prendere la barrettina che noi abbiamo realizzato nel secondo farro, vedete questa qui, la andiamo a lavorare insieme alla maglia centrale delle nostre collonine che vedete qui per realizzare questo effetto. Per cui sarà molto molto facile. Stavolta iniziamo direttamente con il motivo, la maglia di vivagno sarà alla fine. Per cui lavoriamo 4 maglie diritto, 1, 2, 3, 4, dopodiché la prossima maglia che abbiamo qui la lavoriamo insieme alla barrettina qua sotto, per cui dobbiamo andare a infilare il ferro sotto la barrettina in questo modo, soltanto nel primo motivo, diciamo, la barrettina tende a scivolare giù, vedete? Ce l'ho sotto esattamente come se fosse un gettato. Dopodiché prendo la maglia e lavoro il tutto a diritto normalmente. Ok, la passo dentro qua, così. Poi lavoro 3 maglie a diritto, 1, 2, 3. E così il primo motivo è stato completato. Adesso andiamo a ripetere come abbiamo iniziato, 4 maglie a diritto, 1, 2, 3, 4. Poi vado a prendere la barrettina qua sotto, vedete, la prendo così, lavoro la prossima maglia a diritto insieme a questa barrettina. Per cui passate così di sotto. Perfetto, poi finiamo il motivo con 3 maglie a diritto. Adesso andiamo a ripetere un'altra volta. 1, 2, 3, 4. Poi prendo la barrettina da sotto così, insieme alla maglia la lavoro a diritto. Poi finisco con 3 maglie a diritto, finisco il motivo e poi l'ultima maglia sarà a diritto perché la maglia di vivagno. Ovviamente adesso ancora non si riesce a capire molto bene il motivo, però man mano che lo andate a ripetere svariate volte otterrete questo effetto. Per cui io adesso vado anche con questo colore a fare qualche ferro in più a vedere come si presenta, però non è difficile, prestate solo attenzione a prendere ovviamente la barrettina, vedete, deve essere lavorata con la maglia centrale per ottenere queste linee oblique così, però penso che si è capito bene, non è difficile, per cui da ora in poi non bisogna fare altro che ripetere dal primo al quarto ferro per la lunghezza necessaria. Ok, e noi per oggi abbiamo terminato, spero tanto che questo video tutorial vi sia stato utile. Se avete delle domande potete farle pure nella sezione commenti, vi ricordo anche che nella descrizione del video trovate anche la parte scritta di questo punto per facilitare la lavorazione e io vi do come al solito appuntamento al prossimo video tutorial. Ciao ciao!